Buonasera a tutti, siamo a Frascati nella libreria Mondadori. Siamo qui a presentare i libri di Alfredo Stirati. Vi leggerò una breve biografia della sua vita e delle sue opere. L'autore è nato a Roma il 18 giugno, a ridosso del solstizio d'estate, della festa di San Giovanni e sotto il segno dei gemelli. Momento magico dell'anno quando il sole raggiunge la sua massima ascensione nel cielo dell'emisfero boreale. A dar retta all'astrologia esoterica, coloro che vedono la luce in queste condizioni sono particolarmente creativi, soprattutto versati nelle discipline umanistiche. Curiosi ad esplorare il mondo e predisposti a stabilire feconde relazioni umane. Fin dalla sua tenera età, ha rivelato un carattere che lo portava singolarmente a distinguersi dai suoi coetanei, che molto spesso non ne comprendevano l'indole, alieno com'era da giochi chiassosi e violenti, prediligendo la lettura ed il contatto con la natura di cui avvertiva il potente richiamo. Iscritto alle scuole elementari a soli 5 anni per motivi anagrafici, si è subito distinto nell'arte di comporre, ricevendo meritati riconoscimenti da parte degli insegnanti. Quando poi in età ancora adolescenziale ricevette dalla nonna materna, che forse più di ogni altro familiare ne aveva intuito il carattere e le potenzialità ancora latenti, una macchina da scrivere Olivetti 22, si diede all'arte di scrivere della scrittura creativa, intercalandola con gli studi curriculari, ma attirandosi anche i rimproveri del severo genitore che non ne capiva appieno le esigenze interiori. Dopo aver conseguito il diploma di liceo classico presso l'allora austero liceo romano Pilo Albertelli, iscrittosi all'Università La Sapienza, ha ottenuto la laurea in lettere antiche moderne a 22 anni. Vincitore di abilitazione a concorso di varia tipologia, optò per la cattedra di materie letterarie nei licei di Stato, dove si trova ad insegnare ai suoi quasi coetanei e anche ai ragazzi più grandi, se ripetenti. Questo quando lui vinse il concorso, ecco. Rimase poi per 36 anni a svolgere la sua professione con zelo e dedizione estrema, disponendosi anche a curare le biblioteche degli istituti dove prestò servizio, o dedicandosi all'organizzazione di molteplici attività culturali che spaziavano dal teatro al cineforum, dai sopralluoghi ad aree archeologiche, ai viaggi all'estero, dai corsi di formazione per docenti all'autoaggiornamento, mai trascurato e per questo è stato sempre stimato da presidi, colleghi ed alunni, almeno da quelli che ne comprendevano l'impegno instancabile volto ad instillare l'amore per la cultura nelle giovani generazioni. Anche durante la sua docenza ha continuato a coltivare la passione per la creatività, scrivendo libri, collaborando a riviste e partecipando a trasmissioni radiofoniche o televisive presso reti private. Dopo un periodo di praticantato, viene iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti in qualità di pubblicista nel 1991, arrivando a dirigere per 4 anni, coadiuvati da collaboratori personalmente scelti, periodico Il Cittadino, edito e stampato in provincia di Roma. Oltre agli studi prevalentemente storico-letterari, la sua natura riflessiva lo ha portato ben presto a indagare il mistero della vita nei suoi più complessi risvolti. Pertanto, dopo essere stato affascinato fin dagli anni del liceo dalla filosofia, ha iniziato a condurre un'indagine personale nel campo dell'esoterismo, in cui trovava risposte ai numerosi interrogativi che non venivano affrontati e risolti dalle religioni positive o dalla scienza ufficiale. Negli anni la sua biblioteca si è arricchita di testi antichi e moderni, selezionati con cura tra quelli capaci di soddisfare la sua ansia di sapere. Non pago di una formazione culturale puramente teorica, ha compiuto vari viaggi in quelle terre che esercitavano su di lui un fascino particolare. Forse perché, come ama ripetere spesso, furono la sua patria nel corso di precedenti incarnazioni. Fu così che ha visitato l'Egitto, la Grecia, più volte l'India, soprattutto quella terra antica e sacra, ha suscitato in lui ricordi e sensazioni profonde. Si
Si è creata così una sorta di legame psichico con quel continente misterioso in cui la tradizione non è un ricordo, ma appare ancora viva e pulsante. Va sottolineata la sua predilezione per Dante Alighieri, un autore da lui amato fin da bambino, quanto non ancora in grado di leggere e scrivere, sfogliava con inesausta meraviglia le illustrazioni che Gustavo Doré appose alla Divina Commedia. Quest'amore per un poeta a cui si sentiva accomunato per indole trovò poi il modo di svilupparsi in una lettura attenta e approfondita del poema. Il nostro, non soddisfatto dalle interpretazioni accademiche, ne indaga gli studi compiuti da illustri esoteristi, da Dante Gabriele Rossetti, Algernon, da Eliphas Lévi al Reghini, dal Valli ad Emma Cusani. Autrice quest'ultima che divenne sua maestra e che l'avviò allo studio della teosofia. Alfredo Stirati è infatti attualmente iscritto alla Società Teosofica Italiana, nonché alla Loggia Unita dei Teosofi, fondata oltreoceano, e all'interno di queste associazioni svolge un'intensa attività di relatore e scrittore, partecipando a convegni, tavole rotonde e seminari. Gli studi condotti nel campo dell'occultismo lo hanno portato a scrivere un soggetto originale per il cinema o la televisione su Dante Alighieri, la cui vita ed opera è rivisitata in chiave esoterica. La tesi di fondo dell'autore, che eventualmente lui stesso ci illustrerà più ampiamente di persona, consiste nella ferma convinzione che la Divina Commedia non sia frutto di una fantasia letteraria, ma la puntuale descrizione di un'esperienza interiore vissuta dal sommo poeta nel corso di un'iniziazione ai misteri maggiore impartitagli in ambiente templare. Infatti, i Fedeli d'Amore erano un'associazione di filiazione templare e Dante ne fece parte, rivestendo al suo interno ruoli di grande prestigio e responsabilità. I libri che presentiamo questa sera sono frutto di queste molteplici esperienze che cui per necessità sono state riassunte. Lasciamo ora all'autore stesso il compito di illustrare in modo più approfondito la genesi e il contenuto. E adesso lascio la parola ad Alfredo Stirati. Grazie Giovanna, grazie. Allora, buonasera a tutti. Io devo ringraziare innanzitutto il gestore della libreria perché ha messo a disposizione la sala, ma in particolare ringrazio voi presenti in un pomeriggio estivo di sabato, quando è preferibile forse uscire a passeggio. E chiaramente venire ad ascoltare una relazione su argomenti letterari in un pomeriggio simile è cosa alquanto rara, però encomiabile, insomma. Purtroppo la cultura oggi viene accantonata, viene ingiustamente e gravemente penalizzata, con tagli operati nel settore, e bisogna essere grati a coloro che invece spendono le loro energie per promuovere attività culturali a qualsiasi livello. Purtroppo ci sono dei detrattori della cultura e li troviamo anche, cosa pessima, tra i politici. Ne ricordo uno in particolare, un ministro addirittura, che ebbe a dire che la cultura non si mangia. Mi è rimasto impresso questa frase. E purtroppo questa persona non ha capito che la cultura invece costituisce un alimento essenziale per la mente e per l'anima, che sono le cose più nobili che possiede un essere umano. È un alimento che Dante definiva il pane degli angeli, no? Che lui distribuiva ai suoi lettori, lo dice nel Convivio questo. Quindi un elemento essenziale, ben più importante del pane quotidiano, perché forma l'individuo. Comunque, prima di parlare dei miei libri, volevo brevemente accennare a delle
operazioni che noi compiamo quotidianamente, ma a cui non prestiamo sufficiente attenzione. Mi riferisco appunto all'operazione della lettura e della scrittura. Tutti noi leggiamo, non dico libri, ma almeno giornali, riviste, insomma. Leggiamo e a volte anche ci dedichiamo alla scrittura. Queste operazioni contengono qualcosa di veramente straordinario. Noi non ci badiamo, è diventata un'operazione meccanica. Però, per esempio, quando si scrive, che cosa facciamo? Noi mettiamo assieme dei segni convenzionali, grafici, formiamo delle parole, delle frasi, che poi il cervello decodifica, quindi interviene un'operazione di carattere razionale, diciamo, no? Quindi mettiamo in moto la logica e la ragione e stimoliamo la mente. Questo però è l'aspetto più superficiale legato alla lettura o alla scrittura. Però non è coinvolto solo questo aspetto dell'essere umano, è coinvolto anche un aspetto più profondo, cioè quello emotivo, la sfera emotiva. Quando noi leggiamo diventiamo un po' i registi dell'azione, vediamo, ci raffiguriamo i personaggi, i luoghi, soprattutto ci immedesimiamo con le situazioni, partecipiamo a quelle situazioni, per cui si muove, viene coinvolta anche la sfera emotiva. Ci commuoviamo, proviamo dei sentimenti, odio, amore, paura, no? Se leggiamo delle cose sconvolgenti, no? A chi piacciono queste. Creiamo immagini, scene, personaggi, ambienti, eccetera. E questa è la seconda sfera che noi attiviamo leggendo. Quindi prima la razionalità, poi l'emotività. Ma a volte si sveglia anche la mente superiore, quella che noi definiamo intuitiva. Per cui leggendo, improvvisamente in noi può scattare un qualcosa che ci fa comprendere un quid per noi fino a quel momento misterioso. Riusciamo a individuare, a dare delle risposte a dei dubbi che ci hanno assillato per tanto tempo. Insomma, la sfera intuitiva si attiva improvvisamente grazie alla lettura. Quindi si stabiliscono delle connessioni molteplici tra piani di coscienza diversi, razionale, intuitivo, emotivo, entrando poi in una rete fittissima di collegamenti occulti, labirintici, perché poi non riusciamo a tenere dietro a tutti questi passaggi. E questo è veramente meraviglioso. È un'esperienza affascinante, più di tante altre. Dovremmo rifletterci perché la lettura ci permette di venire in possesso di una chiave che ci fa accedere a dei mondi più complessi, che vanno oltre la razionalità. Questo per quanto riguarda la meraviglia, la magia della lettura e della scrittura, no? Per quanto riguarda invece le mie esperienze di scrittore, qui devo dire che intervengono delle cose stranissime, cioè da dove attingiamo l'ispirazione? L'ispirazione viene da mondi invisibili. Io parlo di sfere inaccessibili, per cui però c'è un qualcosa che ti avverte che sta arrivando questa ispirazione dall'alto, sicuramente dall'alto. Perché te ne accorgi? Perché a un certo momento senti l'impulso irrefrenabile di scrivere qualcosa. La mente viene attraversata a volte da una parola, da una frase, e tu la devi cogliere al volo, fissarla su carta
e da lì poi improvvisamente scaturisce a cascata l'ispirazione. Io per esempio questo libro, di cui avevo scritto inizialmente solo l'ultima novella, che è brevissima, che poi vi leggo, la scrissi praticamente di getto in una caldissima estate in Puglia. Pomeriggio, quando tutti dormivano, io mi mettevo a scrivere e venne fuori questa, diciamo, ispirazione, non so bene da dove venisse. Io avevo fatto dei quadri in realtà, questo Giovanna forse non l'ha detto, non mi ricordo, avevo dipinto, ho provato insomma a dipingere qualcosa e quindi questi racconti, io visualizzavo un quadro mentalmente e da quella visualizzazione sono scaturiti dei racconti, non tutti, ma molti. Quindi c'è una connessione poi tra l'arte pittorica e la letteratura. Ma mi accorgo che questa ispirazione arriva perché c'è questo entusiasmo che si risveglia. Sento proprio questa esigenza di Giordano Bruno lo chiamava l'eroico furore, no? Entusiasmo, ecco, io sono un cultore di etimologie, viene dal greco en theos, cioè entrare in una dimensione che è superumana, diciamo divina, tu stabilisci questo contatto e non devi fare altro che ascoltare, come diceva Dante, no? Quello che amor mi ditta dentro e vo significando, eccetera. Ascoltare e tradurre con parole umane quello che ti viene da dove, ma non lo so. Ma arriva, c'è questo contatto. E si scrive in genere poi, dopo un periodo di rodaggio molto breve, in genere si scrive di getto. Poi c'è la revisione, la parte stilistica, però. E un'ultima cosa, nelle mie esperienze di scrittura, io quando scrivo vedo mentalmente la scena. Quindi per me è molto semplice. Io prima vedo interiormente e non faccio altro che poi trascriverlo, no? Vedo l'azione, il luogo, eccetera, no? Si attiva cioè l'immaginazione. Giovanna ha detto che ho insegnato nei licei per decenni e mi sono accorto di una grave manchevolezza nella pedagogia. Cioè i nostri ragazzi o ragazze vengono educati a ripetere meccanicamente, mnemonicamente i testi. In genere la trasmissione della cultura è nozionistica, si chiedono date, nomi, titoli, no, eccetera. Io invece sorvolo, poi a meno che abbia particolare riferimento poi all'opera d'arte, ma chiedo subito come pensava quella persona, è attuale il suo pensiero, lo condividi, cioè stimolavo la sua mente critica, cosa ne pensi tu? È valido oggi, è riproponibile oggi, è superato, perché è superato? Cioè volevo che ci ragionassero sopra. Ma quello che manca praticamente totalmente nella scuola è la parte creativa, perché un conto è la parte critica, un conto è la parte creativa. Allora io ho cominciato, suscitando sorpresa tra colleghi o presidi, a assegnare ai miei alunni, oltre alle prove canoniche, il tema letterario, storico, l'attualità, il saggio breve, l'analisi, quello che volete, anche un breve componimento personale. Dico, scrivi una poesia, scrivi un racconto, scrivi una scena che tu, che abbia senso compiuto, anche solo tra due personaggi. Immagina un teatro, immagina una situazione e prova a scrivere. Hanno prodotto qualcosa di molto valido a volte, molto interessante. E un alunno, soprattutto lui, geniale davvero, osò al tema di maturità, esame di Stato, a interpretare il testo proposto dal Ministero in modo creativo. Cioè lui,
pur ispirandosi a quell'argomento, scrisse poi, ora non ricordo se era una novella, una poesia, comunque attinente a quello. La commissaria lo giudicò, questa aveva 9, 10 in tutte le materie, dice, ma questo non ha rispettato. 4. Io ero membro interno, dico, ma guarda che questo è un piccolo genio, l'hai letto bene? Sì, ma fuori tema. Allora intervenne il presidente, più intelligente ovviamente, dice, mi faccia leggere, qua c'è questa discrepanza tra giudizio della scuola e il suo. Vediamo, lo lesse e disse, ma guarda, questo è un capolavoro. Ebbe 10, il voto massimo, venne promosso con la lode, un bacio accademico, eccetera. Quindi io invito i giovani, ma anche i meno giovani, a sperimentare l'arte della scrittura oggi, e della lettura. Oggi si legge pochissimo, si scrive praticamente, non si scrive più, si mandano messaggini abbreviati per X, no, eccetera, i cinguettini, i Twitter, no, eccetera. La gente non sa più scrivere, è impressionante, c'è un analfabetismo di ritorno pauroso. Allora, adesso però, dopo questa introduzione, necessaria un po' per conoscerci, parliamo dei libri. Il primo, queste qui, sono delle novelle molto particolari, frutto di letture, di esperienze personali, di viaggi, di incontri straordinari, e che io ho intitolato Oniricon, o Oniricon se preferite, sottotitolo Il laboratorio dell'alchimista, perché ha a che fare con l'alchimia, poi vediamo perché. Allora, il termine onirico allude a qualcosa che è legato al sogno. I sogni sono stati studiati da illustri psicanalisti, Freud, Jung, eccetera, e quelli che seguono fino ad Assagioli. Il sogno, il libro registra tre sogni straordinari, lucidi, che io ho avuto. La prima novella intitolata Il viaggio è la trascrizione precisa di questo sogno, che ha lasciato un messaggio che io ho ricordato benissimo al risveglio, un messaggio molto importante per tutti noi. Il secondo sogno, un sogno lucido in cui io parlavo con questo personaggio, gli ponevo delle domande, lui rispondeva. L'ho intitolato Ferelio, il portatore di luce, Fero Helios. Chi fosse non lo so. Poi l'ho dipinto in un quadro, una figura ieratica, panneggiata d'azzurro, con una lampada in mano che fa luce, porta la luce, la conoscenza, su una roccia, quindi in cima a un monte. E attorno ci sono le tenebre, perché lui porta la luce al mondo, maestro, diciamo, no? Vero maestro, sono pochi. E il terzo sogno, la soglia, anche lì ho fatto un quadro, iniziava in modo angosciante, poi si risolveva invece in modo positivo. Mi trovavo in un tunnel. C'era una grande processione di gente con le fiaccole e si andava, avevamo questa esigenza di uscire dal tunnel perché ci creava oppressione. E andavamo però verso una luce, verso un'uscita, una porta luminosissima. E quindi c'era questa prospettiva, ormai eravamo vicinissimi a questa luce, e dietro c'era, si intuiva il giardino dell'Eden. C'era la realizzazione individuale e quindi procedevamo in fila, in processione verso questa luce. Quindi tre sogni. Ma che cos'è il sogno? Il sogno è stato studiato, interpretato dall'antichità fino a oggi, no? L'Artemidoro greco, fino a Freud, Jung, Adler, Assagioli, chi più ne ha più ne metta. Ma il sogno non è, è un'esperienza
reale che la nostra anima, la parte nobile dell'individuo, incarnata nel corpo fisico, compie durante la notte, cioè sono dei veri e propri viaggi notturni che l'anima compie in luoghi conosciuti, in luoghi sconosciuti, facendo delle esperienze che non sempre si ricordano, non sempre, o si ricordano a tratti. Però c'è una tecnica che io feci, non mi devo muovere, penso che una tecnica io sperimentai e funziona. Ne parlai a Maurizio Costanzo Show, perché nell'89 fui ospite lì di Maurizio Costanzo e raccontai questa tecnica, praticamente come ricordare i sogni e come attirare sogni significativi. Come facevo? Prima di dormire, nel momento del dormiveglia, devi cercare di rimanere invece vigile e cosciente e devi chiedere forza di volontà di avere dei sogni importanti, significativi, che ti guidino sul sentiero, che ti diano delle informazioni. Bene, accadeva in modo sorprendente che questi sogni arrivavano anche con delle scadenze piuttosto regolari e ho notato che coincidevano, poi forse Gabriella può dirmi perché, con le fasi lunari. Con le fasi lunari, cioè la luna aveva qualche cosa a che fare con questi sogni, se non sbaglio col plenilunio, adesso non ricordo. Naturalmente per decodificare i sogni bisogna avere questa chiave, eccetera, per esplorare mondi sconosciuti. Il mio pseudonimo è questo, Viator, ecco il mio secondo libro. Viator è il viandante, viaggiatore, lo spirito di Ulisse. Ulisse mi ha sempre affascinato, fin dalle letture nelle medie, no? Il cercatore, l'esploratore di mondi sconosciuti. Quindi noi siamo dei viandanti, dei pellegrini, siamo tutti in marcia. C'è chi è più avanti, chi è più indietro, chi preferisce riposarsi, chi invece procede velocemente, ma siamo tutti in viaggio verso una destinazione che poi coincide con quella di partenza. Cioè noi stiamo tornando all'origine. Tutti noi proveniamo da un'origine che abbiamo dimenticato, però un qualcosa ci attira, c'è una forza attrattiva, come una calamita, che ci dice cerca, studia, viaggia, medita, rifletti, cammina. Ecco, l'importante è muoversi. Dante odiava giustamente gli ignavi, no? Li pone nell'antinferno, esseri che hanno sprecato la vita. La vita è un dono unico, importantissimo. Se noi non agiamo, anche sbagliando, guardate, meglio sbagliare che rimanere inerti, perché dall'errore poi si ricava inevitabilmente un contraccolpo. Se noi poniamo una causa negativa, ne subiamo gli effetti. In Oriente si parla della legge del karma. L'errore non esiste. No, vabbè, il peccato è stato poi demonizzato dalla Chiesa come un qualcosa di nefando, per cui non c'è poi remissione dei peccati. Se tu muori nel cosiddetto peccato, non ti salvi più, c'è la pena eterna. Ma questa è una visione Questa è cattolica. sbagliata che io adesso non sto qui a commentare. Diciamo che se io compio un'azione negativa che ripugna la mia coscienza, naturalmente ne avrò come contraccolpo un effetto, c'è cioè una causa e un effetto, e quindi io dagli effetti imparo a correggere l'errore, chiamiamolo errore, insomma. Ecco, questo quindi onirico nei sogni, eccetera. Poi ci sono letture, incontri, viaggi, tante belle cose. Il sottotitolo, Laboratorio dell'alchimista, cosa ha a che fare l'alchimia
con questo libro? Beh, gli alchimisti cercavano di trasformare il piombo in oro. Ma sia chiaro che l'alchimia non è una protochimica, anche se il metallo vile può essere, la struttura atomica può essere modificata, però a costi stratosferici, per cui non conviene alla fine, no? Loro nascondevano sotto un linguaggio appunto chimico un'operazione che invece era puramente interiore. Cioè noi dovevamo trasformare la natura umana, puramente umana, in natura superumana. Quindi il piombo della personalità va trasformato nell'oro dello spirito. Come si fa? Beh, la via è lunga e difficile. Oggi è pieno di falsi maestri, guru che a pagamento addirittura pretendono di insegnare quest'arte. E questo è totalmente sbagliato, inutile seguire questi ciarlatani. È una via che a un certo momento ognuno trova in se stesso, quella più congeniale. E innanzitutto, certo, bisogna avere una conoscenza di base di alcune discipline, antiche dottrine. Poi si può praticare anche una tecnica di riflessione, di meditazione, ma soprattutto è mettersi a disposizione degli altri con il servizio. Se io in modo umile, servizievole, dono quello che mi ha fatto bene e penso possa aiutare anche il prossimo, questa azione di servizio aiuta poi a sviluppare i sensi psichici, l'intuizione e anche dei poteri occulti che sono in tutti noi, ma sono molto sepolti e vanno portati alla luce. Parlo, non so, la telepatia, la chiaroudienza, la chiaroveggenza, eccetera, che si sviluppano gradualmente se noi ci mettiamo su questa via. Naturalmente non fidandosi delle iniziazioni miracolose impartite da falsi guru, soprattutto a pagamento, insomma, una via lunga, difficile, che però può essere praticata. Quindi questo libro, come volevano gli antichi alchimisti, oppure Socrate con la sua maieutica, leggendo questi racconti, me l'hanno detto anche persone che poi li hanno letti, si attiva in noi un qualcosa che ti porta a riflettere, a porti delle domande, per cui questa verità che è in tutti gradualmente emerge, cioè è l'arte della maieutica, no? Come la levatrice che fa nascere il bambino, così l'alchimista o Socrate, il filosofo, può attivare nel discepolo, in questo caso il lettore, questa capacità di estrarre da se stesso quello che è più giusto. Quindi oniricon, i sogni e l'alchimia. Viator è un libro prosimetro, diciamo, poesie e prose. Contiene sia poesie che poesie di una vita, le prime prime, tolte quelle che mi strappò mio padre, perché invece di studiare, cioè studiavo, poi sotto banco mi veniva l'ispirazione e dovevo scrivere, era talmente impellente. Lui non capiva, no, ma hai perso tempo, mi ha strappato. Ho scritto una commedia, ero proprio ragazzo, Festa all'Olimpo. Perduta, ormai irrimediabilmente perduta. Però le poesie giovanili, quindi amori, no? Più o meno platonici, di quando ero ragazzo, quelle le ho salvate, fino a quelle più recenti, anzi, chi volesse il libro poi gliene regalo, gliene aggiungo tre che ho scritto proprio di recente. Una intitolata Grazie, un'altra sul giorno Mane,
mattina, il pomeriggio, la sera, la notte, no? Sono tutte fasi diversissime, hanno vibrazioni molto diverse. Ho cercato di fissarle, ce l'ho qui da parte, poi le inseriamo. Quindi poesie e prose, è diviso in quattro stagioni. La prima, che ho intitolato Mattutino, ero ragazzo, quindi. La seconda, Interludio, è la parte centrale. E poi abbiamo il meriggio, la maturità e il vespro. Il vespro. E poi ci sono dei pensieri, quindi è il prosimetro, ho detto, dei pensieri, che se no poi ve ne leggo uno anche di questi. Il terzo libro, che ha qui il libraio pubblicato dalla casa editrice Crisalide, è una sintesi di cinque volumoni che riguardano il Tibet. Io sono stato in India, non in Tibet, però ho letto molto dell'Oriente, le filosofie orientali, eccetera, e ne ho ricavato le conoscenze utili, perché il buddismo, per esempio, non è una religione, come non lo è il confucianesimo. Io non appartengo ad alcuna religione. Sono uno spirito libero, pur essendo stato educato a quella cattolica. Ma ho capito che il buddismo è una via che chiunque può intraprendere. Buddha non ha parlato di metafisica, non ha parlato né di Dio né di anima. Né. Non guardiamo il buddismo attuale, il buddismo attuale è arrivato alle degenerazioni più mostruose. Soga Gakkai e cose simili, magia nera addirittura, e culto di Buddha, l'altarino, cioè, Buddha non ha mai, tant'è vero è stato accusato di ateismo, Buddha, i sacerdoti l'hanno accusato, cioè tu non parli di Dio, ma cosa posso dire? Posso bestemmiare se parlo di Dio perché lo delimito, no? Questo ente supremo, questa mente universale. I massoni lo chiamano il grande architetto dell'universo. Io posso aderire a una visione deistica, non teistica. Teismo crede in un Dio personale, attribuisce a questo Dio dei caratteri troppo umani, la predilezione per un popolo, uno, gli altri erano tutti nemici, è un Dio vendicativo, un Dio collerico. Il Ma Dio è del, Dio. beh, non è chiaro. È un dio tribale che si sono costruiti, no, eccetera, No, no, ad no. uso e consumo, insomma. Vabbè, tu dici è arrivato, vabbè, comunque non apriamo Sì, troppe. infatti non si può. Però chiaramente Non non si è può. la visione corretta, è vero. Quindi, in questo libro ho sintetizzato prima la psicologia tibetana, che è molto diversa dalla psicologia occidentale, perché i psicologi occidentali dicono: allora tu sei stato, hai questo complesso, questo trauma dovuto a un'esperienza vissuta nell'infanzia, oppure hai subito l'influenza dell'ambiente. È come se noi fossimo determinati dall'ambiente, cosa che non è vera, anche Dante dice, non è così. L'ambiente può influire parzialmente, ma poi siamo noi che decidiamo come agire, tirarci fuori da situazioni che non condividiamo. Se io nasco in un ambiente degradato, non è detto che debba per forza di cose aderire ad esso. O viceversa, se io posso avere un'educazione, vivere, nascere in una famiglia che mi dà una buona educazione, deviare e quindi non corrispondere a queste influenze esteriori. Quindi l'ambiente, insomma. E allora in Tibet si dice, oltre ad influenze anche esteriori, intervengono una miriade di
influenze, che bisogna leggerlo, per adesso sarebbe troppo lungo, insomma, sono collegate addirittura al genere umano, all'epoca storica in cui noi nasciamo e viviamo. Ci sono influenze che vengono da dimensioni addirittura invisibili, da cui noi dobbiamo guardarci con molta, molta attenzione. Perché oggi, anche nei casi di cronaca, ma anche quelli più recenti, c'è gente che compie delle azioni, omicidi, suicidi, no? E poi dice: ma io non so cosa mi ha preso. Io sentivo una voce che mi diceva buttati dalla finestra o uccidi questo. Non so che, cioè sono manovrati da queste, io li chiamo entità Anch'io. esterne che esistono, sono reali però invisibili. Quindi in Tibet questo si sa molto bene, ma anche nella tradizione islamica, li chiamano i jinn gli arabi, ma sono le stesse cose. Noi li chiamiamo angeli. Sì, vabbè, la Chiesa li può anche definire così. Bisogna fare molta, molta attenzione nel mettersi in contatto, perché anche oggi va di moda, no? Nelle librerie esoteriche, gli angeli, i riti, non ci mettiamo su questa strada, perché non riusciamo poi a governare quello che noi attiviamo, ne rimaniamo vittime. Quindi la psicologia tibetana è un qualcosa che in Occidente è pochissimo conosciuto. Erano due volumoni che ho sintetizzato in poche pagine. Poi ho studiato la medicina tibetana, la guarigione tibetana. Noi ci curiamo con la medicina allopatica che cura l'organo malato, cioè scomponiamo l'individuo con una macchina, no? Si è rotta la frizione, cambiamo la frizione. Ma noi siamo un organismo, per cui se io immetto nel mio organismo degli agenti chimici di sintesi, posso anche avere beneficio per un organo, perché è sempre comunque discutibile, ma vengo poi danneggiato, tant'è vero che ci sono le controindicazioni sui farmaci, anzi sono più le controindicazioni che le indicazioni. Mentre in Tibet si sa, innanzitutto ci si cura con medicine naturali in genere, quindi l'omeopatia, la fitoterapia, le erbe, la medicina ayurvedica in India, antichissima, millenaria, c'è l'agopuntura che interviene su centri sottili dell'essere umano in corrispondenza con i chakra. E comunque in Tibet si sa molto bene che la malattia non è altro che l'effetto di una causa che tu hai posto in precedenza, addirittura in vite precedenti per chi crede alla reincarnazione o in questa vita. Per cui anche oggi i medici dicono puoi somatizzare un qualcosa, un'ansia, una paura, un'angoscia, poi la somatizzi, diviene l'ulcera, diviene il tumore, eccetera. Allora, dicono in Tibet, piuttosto che intervenire sull'effetto, quando il danno ormai è in atto, sarebbe meglio intervenire sulla causa. Allora, bisogna curare le cause. Ma chi conosce le cause? Lì ci vuole un medico che non è dietro l'angolo, ci vuole un medico che sa vedere nel profondo l'individuo e dare ad ognuno una cura ad hoc, particolare, personale. Deve sapere intervenire personalmente. E quindi curare il corpo non basta, bisogna curare l'anima prima del corpo, perché poi questa influisce sul fisico. E ci sono qui, ho spiegato un po', quindi la psicologia, la medicina, questo è il quarto volume sulla. E poi c'è quello che interessa oggi molte persone, l'astrologia, ma l'astrologia tibetana non ha nulla a che fare con quella che noi conosciamo, perché il vero astrologo dice
astra inclinant, non necessitant. Noi viviamo in un ecosistema in cui siamo influenzati da forze, da energie che provengono da tutte le direzioni possibili e immaginabili, visibili e invisibili. Allora, se io dico il pianeta X mi ha influenzato il momento della nascita, ma non era solo quello, non era solo quello, ci sono costellazioni lontanissime, c'è il pianeta dove noi viviamo, no? C'è l'umanità che ci circonda. Quindi, per fare un quadro astrologico, innanzitutto non generico, generale, ma personale, anche lì ci vuole uno studio profondissimo. Lasciamo stare gli oroscopi dei giornali e delle riviste, quelle che scrive un giornalista stipendiato che si Magari non inventa dormire. due frasette, quindi quello proprio nessun valore. Ma anche un astrologo che ti ricostruisce il tema natale, coglie fino a un certo punto, perché per esempio dice il Sole si trova al momento della nascita nella costellazione dei gemelli, ma è un'illusione. Noi dalla Terra vediamo il Sole che si colloca nelle costellazioni dello zodiaco, ma non è così. Quindi, e poi col tempo, con la precessione degli equinozi, è tutto spostato. Non corrisponde. Quando venne costruita la Sfinge e le piramidi, non c'entra niente Cheope, noi eravamo nell'era astrologica del Leone. Infatti la Sfinge è più o meno 10.000 anni. Poi è venuta l'era successiva dell'Ariete, poi dei Pesci e adesso sta iniziando quella dell'Acquario. Quindi se noi ci rifacciamo a quadri astrologici ormai obsoleti, viene tutto sballato, insomma. Quindi l'astrologia tibetana invece è quella esoterica, quella vera. E concludo questo libro, è un saggio, quindi mi sono provato sulla narrativa, le novelle, sulla poesia e anche sulla saggistica. Concludo con quello che veniva definito nei tempi antichi, Oriente, Egitto, Grecia, Roma, eccetera, come iniziazione. Gli imperatori romani erano iniziati ai misteri, come i faraoni. Secondo me Dante fu iniziato, lui era sicuramente iniziato, se no non poteva descrivere i mondi superfisici come li ha descritti, perché quelle conoscenze non sono libresche, non sono ricavate da libri o dalla teologia allora in auge, per esempio il tomismo e la scolastica, perché lui ha una visione della divinità che non è innanzitutto personale, non è teistica, lui non vede un qualcosa, è la sua coscienza che si espande all'infinito, il 33° canto del Paradiso. È un canto iniziatico in cui Dante sveglio, non come i medium che dormono e assorbono influenze esterne pericolosissime, non come il mistico che ha un'esperienza sì interiore, va in estasi, ma non dipende dalla sua volontà. Il mistico subisce e poi non è in grado di ripetere quello che ha visto o udito. Paolo, per esempio, disse: sono stato rapito al terzo cielo, ma non so dire cosa ho visto, ho sentito, ho udito. Quindi è passivo, Terzo mentre cielo vuoi. Dante era attivo, sveglio, vigile. E lui con la sua volontà, lasciando le guide iniziali, Virgilio, la ragione, Beatrice, eccetera, arriva ad avere di fronte una luce bianca, accecante, abbagliante, quella che in Tibet si chiama la luce bianca, l'hanno vista i grandi iniziati. E lui si sprofonda in questa luce bianca, rimanendo vigile, sveglio. E quello che ha sentito non è dicibile a parole,
Trasumanar per verba non si voria, no? Lo dice. Non ci sono parole umane. Allora usa dei simboli geometrici, dei colori, ma soprattutto negli ultimissimi versi dice: la mia coscienza ha avuto un'espansione infinita, ero sempre io, ma ero uscito fuori dall'illusione dello spazio-tempo. Non c'era più io e tu, qui e lì, sopra e sotto, prima e dopo, il tempo, no, è tutto nell'uno, nel punto di Pitagora. Tutto è uno, questa la fisica quantistica lo sta cominciando a condividere. E questa sensazione di essere nel tutto ti dà un senso di beatitudine suprema perché non desideri più nulla. Possiedi tutto, sei ovunque, sai tutto, sei onnisciente. Il contatto con l'uno da cui deriviamo è stato ripristinato, è una reintegrazione nell'uno. Sì, probabilmente Dante conosceva Platone, il mondo delle idee, Plotino, dall'uno al molteplice, al molteplice all'uno, però è un'esperienza che va ben oltre la teologia dogmatica. Infatti Dante è stato giudicato eretico, no? Perseguitato perché usciva fuori dagli schemi dei suoi ormai frusti. Quindi questo terzo libro è un saggio che ci dischiude un po' una porta sulle conoscenze antichissime, millenarie, coltivate in Tibet, medicina, astrologia, psicologia e addirittura le iniziazioni che permettono all'individuo di accedere a dimensioni superfisiche. Ovviamente quando torni da questa esperienza sei un uomo o una donna completamente diverso. Infatti Dante abbandonò la politica, non si interessò più di bianchi, neri, eccetera. Divenne un uomo universale, cominciò a concepire un qualcosa che ancora non è realizzato oggi, mondo unito, la pace universale, la giustizia, eccetera, no? Va bene, quindi questi sono, diciamo, i tre libri che molto sinteticamente insomma, ho cercato di illustrare. Ma se ci sono anche domande in merito, prima casomai di aggiungere altre cose, sono, per esempio, in altri luoghi mi hanno chiesto: ma qual è il modo migliore per leggere? Oppure, come fai a trovare un titolo per i tuoi libri? Oppure la differenza, come ho scritto sia in prosa che in poesia, tra prosa e poesia. Sono due modi di scrittura completamente diversi. Completamente. Io per esempio nella poesia cerco di sintetizzare al massimo. Mi avvicino a volte all'ermetismo, no? Cioè togliere tutto il superfluo e lasciare l'essenza del pensiero che eventualmente susciti anche una sensazione, un'emozione, un'intuizione, no? La poesia va scarnificata. Qui Ungaretti è stato il primo grande vero maestro in questo, no? Quindi non essere troppo oscuro perché devi dare comunque un significato, un messaggio che deve essere recepito. Però togliere tutto il superfluo e poi non rispettare necessariamente la metrica che ormai, insomma, da Leopardi in poi non è più un obbligo, no? Quindi versi liberi, versi sciolti. Mentre nella prosa lì devi parlare alla razionalità e quindi devi argomentare, approfondire, eccetera. No, sono due sistemi di scrittura molto diversi. Si trasmettono sempre vibrazioni, soprattutto con la poesia. Sì, soprattutto. Vedi, ecco, mi hai dato un. Nella prefazione del libro di poesie e prose, io ho scritto: la poesia è la più antica modalità di espressione umana.
Se noi facciamo caso, in tutte le aree geografiche, tempi, eccetera, la prosa nasce dopo. Prendiamo anche la letteratura italiana, no? Le prime espressioni sono poetiche. La prosa viene dopo, perché la poesia è dettata dal sentimento, dalle emozioni, dalla fantasia. Sono elementi che rappresentano le forme più spontanee di comunicazione, come la musica, la danza. Queste forme d'arte sorgono prima. La prosa riflessiva, argomentativa, logica, razionale, viene dopo. Dico, lo dice, no? L'età del senso e poi l'età della ragione. È una raccolta di 60 liriche, ve l'ho detto, eccetera, eccetera, divisa nei quattro periodi di un'esistenza individuale. No, io invece volevo sapere qualche cosa di più dei tuoi viaggi, Sì. cioè come questi viaggi hanno Allora, cambiato la tua vita, il tuo modo di molto, relazionarti, molto, di molto, una curarti. domanda molto, Per molto esempio, tu interessante. prima parlavi di omeopatia, io sono Sì, omeopatica da una sì, vita, sì, sì. ma a me hanno insegnato che l'omeopatia nasce con Heinemann, Sì, nasce, ecco. Allora, come invece ma in Oriente nasce viene vissuta? nel mondo moderno, ma io penso l'omeopatia. Ne fanno una cura, però che nasce in Europa, Sì, insomma, un modo di curarsi beh, nel europeo. mondo occidentale, ma io penso che Quindi, esistesse già molto, lo penso molto prima. anch'io. Noi l'abbiamo riscoperta. Per noi è stata una riscoperta. Ma Sì, dunque, i viaggi, allora, certo. Ok. viaggi. Viator, io, mio pseudonimo, viandante, il pellegrino, il viaggiatore. Allora, il primo viaggio importante, anche lì scelto d'impulso, è stato proprio un richiamo, è stato in Egitto. Ovviamente quando io viaggio, purtroppo mi debbo servire di agenzie, però cerco poi di isolarmi in alcuni momenti particolari dal gruppo e sentire le energie che emanano da quel luogo o da quel popolo, da quella terra, da quel monumento che ti parla, non in senso fisico, ma avverti delle cose, delle emozioni molto forti. Allora, perché ho scelto l'Egitto? Era l'89, se non credo, è stato il primo richiamo, perché le nostre radici, anche in Occidente, Europa, si perdono nei primordi. L'Egitto è una di quelle, ma forse ancora prima, sicuramente l'Oriente, la Grecia anche. Quindi i viaggi che ricordo, l'Egitto, la Grecia, l'India. Allora, parliamo di queste due. E anche in Tunisia una volta, sì, sono. Allora, quando arrivo sul luogo cerco di mettermi in contatto con le energie, con le presenze che restano lì. Sono attive, vive. Allora, come faccio? Mi metto in ascolto. Almeno io ci riesco facilmente, forse non è da tutti, per me è molto semplice. Chiaramente mi devo isolare dal gruppo, no? Mi metto in ascolto, cioè cerco di sentire che cosa mi comunica quella terra, quel luogo, e viene una risposta. Una risposta che ti commuove profondamente. Perché tu ti senti in sintonia, il vero viaggiatore si sente in sintonia con tutti i luoghi che può visitare. Cioè non ero estraneo in quel luogo, anche se era la prima volta che lo visitavo. Probabilmente, come ha accennato Giovanna, io credo alla possibilità della reincarnazione, ci sarò stato in quei luoghi, ma non è detto però. Quel luogo ti comunica qualcosa che è affine con te stesso. Allora ti senti in armonia, in sintonia, non hai più pregiudizi,
Vedi, nel retro di copertina del volume l'ultimo, io ho scritto un breve profilo e ho detto: mi professo cittadino del mondo, cultore della non violenza gandhiana, nonché degli ideali laici e democratici. E non ho pregiudizi di tipo religioso, razziale. Per me non posso giudicare chi sceglie una via, oppure se appartiene a una razza diversa, tantomeno al genere diverso. E purtroppo questi pregiudizi invece sussistono. Invece mettersi in contatto ti rende poi, ti mette in sintonia con l'ambiente, con la popolazione, per cui ti sembra di essere vissuto sempre lì, c'è un periodo di ambientazione. Quando io tornai dall'India, che ha tutti altri ritmi, tornato a Fiumicino, mi sembrava di vivere nel mondo dei pazzi. È tutto di corsa, sbriga sull'autostrada, il clacson, il raccordo intasato. Io, dove sono tornato? E hanno dei ritmi. Sto, per esempio, a Nemi. Ci sarà stato il tempio di Diana, no? E lì pure è evidentissima questa presenza del lumen. Perché attenzione, Deus, il popolo poi sulla divinità si è formato poi un'idea appunto personale, ha creato l'idolo, adora l'idolo, questa è la religione, è l'exoterismo. Ma la presenza è del lumen che è invisibile. E il lumen si sente nel tempio di Diana a Nemi, hai voglia? Si sente nel. Io ho passato un capodanno, cose folli, c'è cioè capodanno, teneva sul monte Artemisio, Ah, io l'ho visto da quelle scout. a mezzanotte. Ero io e un gruppo di amici, abbiamo acceso un grande falò, faceva un freddo cane. Però quello è un luogo sacro, magico, e queste energie si sentivano, ci attraversavano proprio, no? E torni rigenerato poi, no? Gli altri tornavano ubriachi dal veglione, io ero pieno di energie, di forze superiori. Certo, mi avranno preso per pazzo, cioè a Capodanno te ne vai sull'Artemisio. Io ho voluto sperimentare questo. Sono tutte esperienze indelebili che poi rimangono. Comunque quella più forte come esperienza l'ho avuta in India. Perché? Perché mentre in Egitto, Roma, Grecia, la tradizione è, diciamo, morta, tra virgolette, è archeologia. Sì, vedi Karnak, Luxor, Abu Simbel, la Sfinge. C'è il discorso dell'Egitto che poi non è proprio bianco, No, cioè no, anche, c'è anche, sì. Però certo, nella Grande letteralmente. Piramide, allora io sono stato in Egitto a fine agosto, caldo, terrificante, 45 all'ombra alle 10 di mattina, però caldo asciutto, quindi sopportato. La piramide quando entri devi fare ventilazione perché lì ti manca l'aria. Io però ho voluto entrare, c'è una marea di turisti, si entra nel camminamento piegato in due. Arrivi nella camera del re e lì ho fatto quell'esperimento, mettermi in ascolto. Innanzitutto la piramide non è una tomba, è un tempio iniziatico. Io mi sono messa dentro il sarcofago. Se potevi, io non Io potevo, da sino sola l'ho visto. Napoleone sì, è tornato bianco come il lenzuolo, una notte Napoleone, non ha mai voluto dire che cosa. Dunque io però, con la mia tecnica, mi sono messo. Non vedevo più tutta la folla attorno, davanti al sarcofago, in ascolto, e ho avuto un'impressione incredibile. Che cosa è accaduto? Improvvisamente ho avuto un vuoto pneumatico nella testa. No? È come se il tempo e lo spazio si fossero momentaneamente annullati. Io ero come galleggiavo, sospeso. È durato, e poi la guida, via via, basta, torniamo giù. Questa impressione di
non vivere più in uno spazio-tempo definito, avere questa sensazione di galleggiamento, no? Che poi te lo racconto personale perché è una cosa troppo privata questa, che l'ho avuta con un personaggio stranissimo che ho incontrato a Roma, diciamo per caso, che mi ha dato una sensazione simile. Quindi l'India, oh, perché l'India è diversa? Perché lì la tradizione è viva. Mentre in Egitto, Roma, eccetera, Grecia, non c'è più la pizza, l'Apollo, il tempio, i riti. Io dico purtroppo, perché era un mondo più bello di questo, sicuro. Più sereno, più armonico. Si viveva sicuramente meglio. In India i riti, la tradizione è viva. Perché il progresso è arrivato con molto ritardo. Ma loro conservano, hanno questo equilibrio. Si sono sviluppati sia nel ramo tecnologico, scientifico, computer, eccetera, sono all'avanguardia, ma hanno conservato la tradizione. Io in India ho visto, a parte i templi, i giovani, lì è vissuta la spiritualità, non è un qualcosa di imposto, di dogmatico. A parte c'è una grande tolleranza, i giovani all'alba sui terrazzi rivolti verso il sole nascente in meditazione. C'era una ragazza, io ero uno dei posti più belli che mi ha lasciato, lungo le rive del sacro fiume Jamuna, Vrindavana. Ci sono ancora i templi di 5.000 anni, rossi, con le gradinate sul fiume. Lì fanno i riti vedici di 5.000 anni fa. E quindi le impressioni che ne derivi sono uniche. Io ho assistito la notte sul fiume Jamuna a un rito vedico in cui invocavano i Deva. Col suono, col fuoco, coi mantra, un rito di 5.000 anni. Chiudo l'ultima esperienza perché è incredibile. Nel sud India invece, io poi le guide in India, ho detto no, agenzia, ho preso una guida, lui la moglie, dico io voglio vedere la vera India. Sono stato sull'elefante, sulla piroga, sui bus, sui treni, i taxi indiani, la vera India. Dunque lui mi ha portato in particolare in un tempio in cui gli occidentali non avevano accesso, lui sì perché parlava i dialetti, le lingue indiane, eccetera. Allora immaginate, sai, i viaggi di Indiana Jones. Allora, un tempio sotterraneo. Dunque, fuori c'è una grande cinta muraria o delle ziggurat, cioè, dedicato alla dea Menakshi, che è la parte femminile, se non sbaglio, di una delle divinità indiane. Comunque è una dea. La dea Menakshi. Allora, fuori potevi vedere la cinta muraria, le ziggurat, poi il sud India, tutti i templi storiati, mille figure colorate, eccetera. Però sotto, lui entra, cioè lascia passare, proibitissimo fotografare, io feci delle foto senza flash, ma venute oscure. Cioè. Oh, lì c'era un responsabile. Chiamiamolo sacerdote, non lo so, la guida, dico, ma questo tempio, dice, noi qui facciamo riti che hanno 5.000 anni, o più, non so se disse 5.000 anni prima della nostra era, allora erano 7.000 o 5.000, comunque Più tanti, facile, tanti. più facile. Ma io dissi, ah, 5.000 anni, caspita, dico, ma questo tempio quando è stato costruito? Dice, ah, questo non lo sappiamo.
Noi qui abbiamo questo rito che ci tramandiamo da 5.000 anni o 7.000. Però il tempio già esisteva. E dico 7.000 anni prima, e questo sacerdote mi disse, diceva probabilmente, ma per lui era normale, per noi occidentali che ti scongo, dice là ha costruito un'altra razza, prima della nostra. Probabile. E allora lì i miti dei continenti scomparsi, cioè in India questo è normale. Atlantide, Lemuria, cioè loro hanno queste cronache ancora. E in questo tempio, poi chiudo, mi attirò un'edicola attorno a cui giravano in senso orario, salmodiando i fedeli, tra virgolette, di questa dea. Oh, questa edicola raffigurava il Sole con attorno più pianeti di quelli che conosciamo noi. E io li contai, dico, noi conosciamo Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone abbiamo scoperto nel 1930 e adesso ci stiamo scervellando se esiste un pianeta transplutoniano. Secondo me sono 12. Ecco, Bravo, erano 12. normale. Allora dico, ma santo Dio, come facevano queste razze ancestrali di 10.000, 20.000, chissà quanti anni fa, ad avere queste conoscenze che noi stiamo riscoprendo? È affascinante. Dunque, questo tempio sotterraneo, immaginate colonne tutte istoriate, colorate, niente luce artificiale, tutti lumi a olio, a grasso, a olio, eccetera. Questi salmodiati, l'atmosfera. Infatti c'era una ragazza con me che bisogna essere preparati per certe Eh esperienze. sì, perché se no Dice, io parti. mi sento disturbata, io no, invece stavo benissimo, anche se affascinato da questa radica, ti senti male, esci. 12 pianeti e il Sole. Questi lo conoscevano prima. Quindi non erano primitivi, siamo noi che stiamo Esatto. riscoprendo quelle scienze. Quindi il viaggio in India è stato per me quello più proficuo di esperienze profonde. Anche l'Egitto, anche la Grecia, Delfi in particolare. E poi col popolo, con la gente, a me piaceva fare i bagni di folla nei mercati per avere proprio contatto con la gente. Per esempio in Egitto eravamo Karnak e Luxor e la guida mi disse, ma sai non è finito il giro, ho guidato, siamo in albergo, ci vediamo domattina. Dico no, io dopo cena vado fuori. Ma non è prudente da solo, già partire non è prudente, parti col piede. Io parto col cuore aperto, non ce l'ho con, perché devono, vediamo, io affitto un calessino e andiamo nel mercato. E lì senti questo contatto animico col popolo e ti senti in sintonia con tutti, in pace con tutti. Mi disse attenzione, no, il portafoglio non mostrare, ma io feci pure degli acquisti, anzi, guarda, questa ancora più. Egitto, eravamo a metà percorso col battello, scendo. Faceva un caldo terrificante, c'era un bambinetto che vendeva quei limoncini profumati che loro usano per alleviare la sete, perché o ti bevi litri d'acqua e risudi tutto, un ragazzo ti beve una Coca-Cola ghiacciata, svenne, ebbe un collasso, dico scemo, gli arabi bevono bevande calde, tè caldo, con 45 gradi, non te puoi bere una Coca-Cola ghiacciata, collasso. Si è salvato perché era giovane, se no morì. Questo bambino vendeva dei limoncini che tu, piccoli così, verdi, li fai sciogliere e ti dissetano più di tutto. Dico, quanto io avevo un bigliettone,
non avevo quello che lui mi aveva chiesto, dico, vabbè, mi porti il resto. Questo bambino prende il bigliettone e si squaglia nel mercato. Ovviamente gli amici dicono, ecco, bravo, non lo vedi più, anche perché il battello stava ripartendo. Dico, vediamo, non è detto, perché subito dire? Beh, dopo 5 minuti questo bambino è tornato col resto. Forse in Italia non sarebbe accaduto. No, loro sono molto orgogliosi. Se tu sei preciso, loro sono precisi. Ma in Tunisia, allora sempre perché io mi ero portato la telecamera, in albergo poso, borsello con passaporto, soldi, eccetera. Poi lascio, no, la telecamera la riprendo, risalgo in camera, mi accorgo di non avere il passaporto, la mattina dopo ripartivamo, i soldi. L'ho lasciata giù, c'era tutti i tavolini con la piscina all'aperto, io torno subito, la ritrovo, non c'era più, io dico, ma te la sei voluta proprio, no? Allora vado alla reception e dico, ma io smarrito, i soldi, pazienza, ma almeno il passaporto, documenti, come faccio? Quello mi squadra e dice, com'era il borsello, perché potevo bluffare, di marrone, di pelle, brigido. Eccolo qua. Ah, io lo apro, guardo subito i documenti, c'erano i soldi, dico, ma apro il borsello, c'erano i soldi. Questo in Tunisia, in Egitto. Quindi io sono sicuro che se tu vai con l'animo aperto, non prevenuto, ma ovunque, anche qui da noi, A meno che non c'è la lezione. sì, se ti deve capitare, A meno che non ti c'è la serve lezione. per esperienza. Perché tutta quella gente che, per esempio, che gli rubano il borsellino, c'è la lezione. Sì, certo, ma soprattutto se tu sei attaccato alle cose. Esatto. Se tu ti chiudi con 1.000 chiavistelli, ti predisponi al furto. Io lo penso Meno catenacci metti, ma poi dico, ma che te vuoi prendere? Il televisore, piglia, ma così. Sì. che me importa? Non ci sono attaccato. Tutto lì sta, il non attaccamento, ecco il buddismo. Non desiderio, se tu sradichi il desiderio, la via è quella. Non rimanere attaccato alle cose, quindi superi questa dimensione, questo attaccamento che ti lega a questa fase terrena. Ma se tu superi, ti liberi, no? Vai avanti. Queste sono lezioni di vita, di vita. Io mi sa, tra Quindi i 5 anni viaggi quando sono mi dai partito. importantissimi per far maturare l'individuo, se viaggi con questo. Certo, in Egitto avevo compagni di viaggio ridicoli. C'era una moglie di un dirigente della Fiat, questa si portava dietro un transistor, voleva andare in discoteca la sera. Dico, ma il marito sul battello voleva la pasta asciutta. Dico, ma scusa, a parte facevamo i voli interni, Cairo, Luxor, Luxor, Abu Sayyaf, poi il battello sull'aereo, mangi quello che ti dà la compagnia sul battello. Ma poi proviamo il cibo locale, no? Un po' di spirito del cammino. Come mi manca la pasta asciutta? Ah, non dovevi venire, vabbè. È così la gente. Quelli non sono viaggiatori. Io sono stata più, non lo so qual è il termine esatto, cioè io non parlando inglese, sono partita da sola e sono andata al Cairo. Comunichi, riesci a farti capire. Vabbè, il destino mi ha messo davanti delle cose, che ne Sì, so, sì, tipo la sì. guida che quella settimana non lavorava, gli ho detto che non mi interessava fare il solito Sì. percorso, mi ha fatto vedere delle cose fantastiche. Certo. Quindi. Ma io in India, con quattro parole di inglese, presi una motocarrozzetta che era un Sikh. Lì per lì, il Sikh sono gli induisti fanatici, e quelli che poi hanno ammazzato Indira Gandhi. E chiedo a questo di portarmi a visitare, perché era la seconda volta che andavo a Delhi e non riuscivo a vedere. A me interessa anche l'arte, l'architettura, non è che vado per.
aderire a un credo. E la grande moschea di Delhi è un monumento stupendo. Dico, la Big Mosque, questo era Sikh, figurati. E dice dopo, e mi fece vedere prima il tempio suo, poi furbetto mi portò alla Big Mosque quando era l'interno chiuso e rividi il grande recinto. Però insomma, Perché riuscivo in ci sta qualche la moschea modo pure là? sì, a comunicare anche con quattro parole, insomma, sì, o a farsi capire altrimenti. E Quanti quindi anni fa sei stato l'ultimo in India? viaggio in India è stato il 91 e da Chissà come la quell'epoca mettiamo le questa. cose saranno cambiate parecchio, però non tutto. Un terzo viaggio mi manca la parte occidentale, che il centro-sud, l'occidente mi Ma sei manca. andato da solo, per conto tuo, No, no, cioè, o c'erano c'era la famiglia? delle colleghe. C'era mia moglie, c'era. Quindi insomma No, sei era andato un gruppo, era, solo, poi era un altri che gruppo. abbiamo conosciuto in aeroporto, che Certo. la guida aveva associato, eravamo 10-12 se non sbaglio. E fu un viaggio stupendo, forse il più bello in assoluto. Quindi io direi, se non ci sono altre domande, qui ci sono per chi li volesse, non è un obbligo. Novelle, poesie e pensieri e il saggio sul Tibet. Il saggio però lo regolerete su col gestore perché io ho un contratto con l'editore, questo ho un minimo di diritti, ma insomma, Tanto non si scrive carmina per non quelli. dant panem, No. ho dato 100-200 euro, insomma, vabbè, fa niente. E a me importa più diffondere, dare, che poi sapevo che il guadagno, quindi Quindi questi ci si può rivolgere a te. questo a me perché l'ho stampato, ho avuto un contributo sì della Regione Lazio, ma insomma, invece quello lo vedrete col libraio. Io quello me lo devo guardare un attimino perché io mi Sì. sono sentita tutta quanta l'intervista. Sì. Quello voglio andare alla sfruglia un Le attimino perché novelle e le poesie, Oniricon, non è. Oniricon, sono le novelle esoteriche. Lì Ci c'è sono un anche dei mondo. sogni tuoi, Sì. no? E Ok. ti dico quali sogni, Posso? quale novelle No, si adesso riferiscono. non mi dire No, niente, lo ridiscutiamo sì, dopo. beh, tu lo so che capti. Sì, Allora, questo è un esatto. libro che io sono riuscito a divulgare, perché credimi, dunque, io ho letto queste opere, sono 26 volumi, Te li no? sei letti tutti? E Sì, ma non solo qui. li hai sintetizzati? No, no, questi sono solo Vabbè. 5 di quei volumi scelti dall'editore. E, io ne ho fatto un estratto, un'essenza, non ho eliminato le parti importanti, ho eliminato, perché in Oriente scrivono, hanno un tipo di insegnamento molto diverso dal nostro. Ripetono, presentano la stessa cosa da mille angolazioni diverse. Allora tu, colta la sintesi, prendi quello, stop, il resto via. E quindi c'è psicologia, astrologia, medicina e le varie iniziazioni che si possono avere nei templi tibetani. Ho scritto poi a chi ne sa anche più di me e mi hanno detto che prima di pubblicarlo ho detto all'editore, sai, per leggere tutti i volumi ho impiegato 4 anni e mentre leggevo prendevo appunti, poi sviluppando gli appunti, però ho detto ma vuoi sentire? E loro hanno detto no, no, va bene, accolto nel Chi l'ha segno. pubblicato questo? La casa editrice Crisalide. Ah, Che secondo me è la aspetta, più seria in Italia. aspetta, Perché aspetta, mentre. chiudiamo, cioè tu che fai? Sì, poi chiudo. Allora ringraziamo chi ci ha Figurati. seguito. Mentre.